come essiccatoio per la produzione della pasta secca. Proviene dal pastificio Vassura di Imola, fondato nel 1870. L'essiccatoio per essiccare la pasta è un contenitore, di fatto, un'armadiatura di legno con dei telai estraibili dotata di un ventilatore elettrico che permetteva la circolazione forzata dell'aria, aria che veniva riscaldata da resistenze elettriche, aria che passava tra i vari telai inseriti nella parte superiore su cui veniva adagiata la pasta da far seccare. Trovava questo oggetto impiego nella penultima delle cinque fasi della produzione della pasta. Il pastificio artigianale Vassura, che ricordiamolo chiuse dopo 121 anni esatti di attività ininterrotta, era specializzato nella produzione della pasta all'uovo, con ben 7 uova per chilogrammo, diceva la pubblicità. Il laboratorio artigianale era costituito da un lungo ambiente rettangolare e in origine le macchine erano mosse da un unico albero di trasmissione, con cinghie e pulegge che vennero dotate nel dopoguerra di motori elettrici, motori autonomi, rimossi in occasione del restauro filologico curato dai tecnici del gruppo Medaglie d'Oro Barilla nel 2013, proprio in vista dell'esposizione in questo museo.